Il tema della rete lega ovviamente Vodafone al gruppo Atlantia, al gruppo Autostrade, che in entrambi i casi ovviamente devono guardare con grande attenzione agli investimenti presenti, agli investimenti pianificati. Qual è l'impegno oggi di Atlantia per quanto riguarda gli investimenti e anche che risposta arriva dal governo? Ma guardi, per noi l'investimento ha un orizzonte di recupero pluridecennale, trentennale tipicamente, quindi i nostri investimenti non risentono assolutamente della congiuntura. Noi quest'anno contiamo di investire 1 miliardo 200 milioni, cioè sostanzialmente di più di quanto abbiamo fatto l'anno scorso. La società al momento della privatizzazione investiva circa 300 milioni l'anno. Non abbiamo problemi a trovare sul mercato dei capitali il finanziamento per questi investimenti, finanziamento che è necessario perché noi investiamo di più di quello che è il cash flow che proviene dalla gestione. Quindi dobbiamo rivolgerci ai mercati, lo possiamo fare tranquillamente perché con il governo abbiamo raggiunto un quadro stabile della concessione che ci permette di guardare a lungo termine e di raccogliere la fiducia dei mercati. Questi investimenti sono importanti non solo perché danno lavoro e immettono potere d'acquisto nel sistema, ma perché contribuiscono a alleviare, risolvere non è nelle nostre sole capacità, alleviare il problema infrastrutturale. L'Italia è un paese, la Confindustria l'ha spesso sottolineato, in cui l'efficienza del sistema produttivo nazionale è in parte ostacolata dalla insufficienza delle infrastrutture. La nuova variante di valico, tanto per dirne una, la terza corsia lungo tutto l'Adriatico e tutti gli altri potenziamenti che stiamo facendo renderanno più efficiente il sistema. Quindi questo io credo che sia un contributo importantissimo che si dà e vorrei aggiungere come ultima notazione che molto spesso l'aumento di efficienza e la liberazione degli investimenti dipende da interventi a costo zero. Un cambiamento della normativa, sul quale ora non mi dilungo, ci ha consentito in questi mesi di risparmiare circa 6 mesi nei tempi di messa, di apertura dei cantieri. Questo significa fare in quest'anno particolarmente difficile per il Paese una parte di investimenti che altrimenti avremmo fatto l'anno prossimo. Guindani, la digitalizzazione dell'Italia, il percorso verso bande larghe più frequenti e ovviamente più presenti anche nella vita dei consumatori, lì a che punto siamo? C'è un impegno del governo, ci sono ovviamente varie relazioni sul tavolo, dal vostro osservatorio quanto manca a colmare il gap con i migliori in Europa? La digitalizzazione del paese è un progetto molto importante ma va affrontato con una prospettiva di lungo termine. Intanto iniziamo con il riconoscere un fatto, ovvero che negli anni 90 l'Italia ha registrato un deficit di investimenti nel settore dell'information technology, un settore che cammina di pari passo rispetto al nostro delle telecomunicazioni. Information technology e telecomunicazioni sono sinergiche, l'una traina l'altra. Paradossalmente oggi sono le telecomunicazioni che trainano l'information technology. Oggi un cittadino, uno studente, un lavoratore ha un motivo in più di ieri per acquistare un computer portatile, perché oggi può usare un personal computer anche in mobilità, cambiare il proprio modo di lavorare. I telefonini sono stati una grande esperienza anche di acculturamento informatico delle persone, magari cominciando con utilizzi banali, ma oggi grazie a terminali intelligenti, cosiddetti smartphone, anche per applicazioni molto più interessanti come la posta elettronica, che hanno un valore aggiunto per la produttività delle persone. Oggi vediamo un incrocio tra il terminale telefonico tradizionale e il personal computer, il netbook, il notebook. Ecco, tutti questi strumenti aiuteranno la popolazione italiana che, ahimè, purtroppo dobbiamo riconoscere ha un deficit di cultura informatica a familiarizzarsi con internet, a studiare su internet e a lavorare su internet. Noi vediamo questo progetto come grande opportunità. Dal governo e dall'autorità ci aspettiamo due cose. Più investimenti nell'educazione informatica degli studenti, ma chiaramente è un progetto di lungo termine. Nel breve termine ci auguriamo più investimenti nella pubblica amministrazione, perché questo è uno stimolo per le imprese che con la pubblica amministrazione interloquiscono e dovrebbero farlo via rete e non via carta. Bombassei, lei si è detto stupito dell'ottimismo che ha colto soprattutto fra i suoi colleghi imprenditori. Le chiedo anche da vicepresidente di Confindustria, sentiva in giro e sente ancora in giro, non qui a Cernobbio ma altrove, invece un clima più cupo, avvalorato anche da dati più negativi?
No, i dati più cupo direi di no. Sono stupito perché i dati che sono usciti da questa indagine sono migliori delle aspettative. D'altra parte abbiamo appena sentito coi presenti che ci sono delle soluzioni che stanno migliorando rispetto allo scorso anno. Ecco, ricordiamo un dato, il 54% degli imprenditori sostanzialmente chiuderà il 2009 o come il 2008 o addirittura sopra. Ma io con franchezza ho qualche dubbio, perché malgrado alcuni settori stiano andando bene, sono molto soddisfatto e molto contento, la visibilità che abbiamo come Confindustria dei vari settori non direbbero questo. Ci sono settori che sono estremamente importanti per il nostro paese, come la meccanica o come altri settori, soprattutto nel settore del lusso, nella moda, che hanno avuto delle contrazioni notevoli, quindi mi stupisce il fatto che abbia una buona parte abbia risposto che non ci saranno contrazioni o delle riduzioni del fatturato. Poi che si ci possa essere comunque ottimisti, perché in questi ultimi mesi alcuni segnali sono in positivo e soprattutto non solo per l'Italia ma soprattutto per le aziende che fanno esportazione, questo credo che sia da cogliere e da leggere in maniera positiva. Io credo quindi che su quei dati, quel pizzico di ottimismo, ci raccontiamo forse qualche bugia anche forse fra di noi. Forse il sole di Chernobyl ha indotto pescaramanzia di ottimismo. Mi auguro che sia così, ho paura che non sia così. Senta, il rapporto fra banche e imprese, che è un altro tema assolutamente importante di questa ripresa. La moratoria, secondo lei, è stato un passo definitivo e sufficiente o continua a essere notevole la distanza fra questi due interlocutori? No, io credo che si sia fatto un passo importante di avvicinamento fra il mondo bancario e il mondo delle imprese. Peraltro consideriamo normalmente le banche come imprese, per cui non è che siano due mondi diversi. Gli uni hanno assolutamente necessità degli altri. Sono state prese delle misure importanti, questa è una di quelle, malgrado qualche piccola polemica che è sorta in questi giorni, credo che ci sia la volontà soprattutto per riconoscimento dell'ABI di portare avanti queste ulteriori misure, e quindi credo che anche questo darà un notevole aiuto a accelerare questo fenomeno della ripresa, che mi auguro sia veramente questione di mesi e non di anni come qualcuno oggi ha indicato, ma ha visto che anche fra gli esperti ci sono interpretazioni molto diverse, da un anno a due anni a cinque anni, quindi sarei molto cauto anche nell'interpretazione di questi che sono i cosiddetti esperti.